La parola il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve, e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Meno male, signor Presidente, che mi sono scritto qualcosa, perché dopo tutte le testimonianze così belle, così profonde, così vere che io ho sentito, avrei ben poco da dire. Tanto la ringrazio dal profondo del cuore per essere qui, come fu presente il 23 febbraio a conclusione dei colloqui mediterranei che poi furono subito sospesi a causa dell'epidemia, rischiamo addirittura di non terminare, ma il Signore ha voluto che li terminassimo e spero, signor Presidente, anche una ripresa di questi colloqui sul Mediterraneo, sulla pace del Mediterraneo. Lo sento anche come un dovere per il mio ruolo e quando prego sento che anche il professor Lapira mi ispira in questo senso. La saluto con tanto affetto e insieme a lei saluto tutte le persone che sono state ricordate, senza escluderne alcuna. E anch'io, con un particolare gesto di delicatezza, quasi una carezza spirituale alla signora Wanda e alla carissima Maria Regina, con la sua bambola, perché non è sola stasera. Nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la vita per i propri amici. Queste parole di Gesù, tratte dal Vangelo di Giovanni, ci introducono meravigliosamente in questa giornata in memoria del sindaco Emanuele Crestini. Un uomo delle istituzioni, un rappresentante del popolo, un laico, che nell'esercizio delle sue funzioni ha saputo mostrare l'Italia intera, ha saputo mostrare cosa significhi servire il proprio paese con senso di lealtà, di sacrificio totale e di amore verso il prossimo. Lealtà, sacrificio, amore. Tre parole che non si riferiscono a bandiere consunte del passato, ma a valori e virtù che rappresentano oggi più di ieri il cuore pulsante del nostro stare insieme, della nostra comunità. Caro Presidente della Repubblica, ricordando la figura del sindaco di Rocca di Papa, lei ha giustamente detto che Emanuele Crestini ha saputo incarnare il volto nobile dell'Italia, il volto dell'altruismo e del dovere. Un dovere, un altruismo che rappresentano oggi una grandissima testimonianza per il nostro Paese. Una testimonianza civile che ci permette di sottolineare con forza cosa è autenticamente la politica. La politica è una missione da compiere al servizio del Paese e non un'avida conquista del potere. È la ricerca del bene comune, non di un arricchimento personale. È un'azione di carità verso il popolo e non una mera volontà di potenza. Paolo VI definì la politica come la più alta forma di carità. E la carità, che vuol dire amore fraterno, continuava Papa Montini, è il motore di tutto il progresso sociale. Oggi, commemorando il sindaco di Rocca di Papa, che per ultimo ha lasciato il suo posto di lavoro solo dopo essersi preso cura di tutti, noi ci interroghiamo sul significato profondo della parola fraternità. Cosa significa oggi essere fratelli e sorelle d'Italia? Mi hanno commosso profondamente questi ragazzi, di tutti coloro che cantavano Fratelli d'Italia e si sentivano fratelli d'Italia perché li abbiamo accolti. Cosa vuol dire essere fratelli e sorelle d'Italia?
vuol dire senza dubbio avere una storia, una lingua, una fede, una cultura comune, ma significa anche prendersi cura degli altri, dei più deboli, dei più fragili, degli emarginati, che pur spesso sono considerati gli scarti della società e sono tuttavia, lo dico con forza, i nostri fratelli. È un legame forte quello che ci unisce. È di fondamentale importanza non smarrirne il significato in questo tempo di crisi. Io sono infatti convinto che così come Cristini ha testimoniato col suo sacrificio questa ricerca incondizionata del bene comune, anche moltissimi amministratori pubblici in questo difficile periodo caratterizzato dalla pandemia hanno reso onore al loro impegno, prodigandosi senza risparmio per i propri cittadini. È meraviglioso l'esempio che abbiamo avuto anche da tanti sindaci. Sono tante le testimonianze di questa Italia nobile che ha dato tutto se stessa per cercare di dare una risposta alle grandi difficoltà sanitarie, che si è presa cura dei più deboli e dei fragili con amore e responsabilità. Accanto agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, non dobbiamo dimenticarci di tutti gli uomini delle istituzioni che con profondo senso civico si sono adoperati affinché la vita pubblica potesse continuare a svolgersi senza impedimenti. A tutti costoro il nostro ringraziamento. Senza dubbio questo 2020 è un anno che ricorderemo. Mai era accaduto nella storia dell'umanità che così tante persone in tante parti del mondo si trovassero unite nell'affrontare un così grave problema come la pandemia che ci ha colpito. Una delle conseguenze di questo male è però quello che dicevo appunto prima, questa responsabilità anche personale che abbiamo visto condivisa da tanti. Un ultimo pensiero, proprio qui, da Rocca di Papa, voglio rivolgerlo a tutti coloro che nel nostro paese o nel mondo una casa dove rimanere non l'hanno più o non l'hanno ancora. Penso alle 300 persone che sono qui e anche a tanti altri. Il 20 giugno è stata celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato. Purtroppo i dati diffusi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite hanno confermato quanto temevamo: le persone che nel mondo sono state costrette a lasciare la loro casa e a volte anche il loro paese per salvare la vita sono nel corso del 2019 drammaticamente cresciute. In un anno siamo passati da 70 milioni di rifugiati e sfollati nel mondo a circa 80 milioni, un numero che non è mai stato così alto dopo la Seconda Guerra Mondiale e che non era mai cresciuto così tanto, 9 milioni di rifugiati e sfollati in un solo anno. È importante ricordare questa drammatica realtà proprio qui a Rocca di Papa, dove nel centro di Mondo Migliore sono stati accolti circa 300 migranti, molti dei quali minori. Sento come ferite nel cuore, a cui è doveroso porre rimedio, le pratiche di respingimento di coloro che fuggono dalla Libia o che cercano di raggiungere l'Italia via terra attraverso la Slovenia. Spero che questa nuova fase che si apre, mentre si va spegnendo la pandemia da Covid-19, non sia solo di riapertura, ma anche rigenerativa dei nostri cuori, perché se non si cambia il cuore, fratelli, non si cambia niente, e trovino finalmente spazio politiche adeguate e pratiche di accoglienza
di integrazione diffusa nel nostro Paese. Voglio concludere questo mio breve intervento con le parole da cui ero partito. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ecco, cari amici e amiche, teniamo sempre a mente queste parole quando pensiamo alla figura di Emanuele Crestini e all'esperienza di accoglienza di Rocca di Papa, perché per i cristiani l'eroe non è colui che conquista o detiene il potere, non è colui che uccide il nemico in battaglia e che viene glorificato per questo atto di potenza. Per i cristiani la più importante testimonianza è un atto d'amore gratuito che può portare anche al martirio. Senza incedere in una retorica vuota, noi possiamo ben dire che Emanuele ha scelto la vita dei fratelli al posto della sua vita ed ha così contribuito, ecco la sua vera grandezza, a costruire la civiltà dell'amore. Grazie.